Il comune di Giarre sta affrontando già da quasi un mese il post dissesto. A breve si insedieranno i tre commissari designati per gestire l'ente giarrese. Il primo cittadino, Angelo Danna, ai nostri microfoni, fa il punto della situazione sull'attuale delicata gestione finanziaria del comune di Giarre. Il dissesto è un fatto che porta ovviamente delle conseguenze, inutile negarlo, perché da questo momento il comune, che anche prima aveva ovviamente delle difficoltà di natura finanziaria, ha una serie di vincoli ancora più stretti nel poter portare avanti le proprie attività. Sicuramente i servizi che normalmente davamo a titolo gratuito a più persone, penso ai servizi in favore di anziani, disabili, potrebbero subire dei ritocchi, riducendo, perché appunto non avremmo più la capacità di spesa precedente, però nello stesso tempo mi sento di tranquillizzare perché i servizi essenziali continuano. Detto questo, nello stesso tempo come amministrazione stiamo continuando anche ad approvare i documenti contabili, che in ogni caso sono necessari perché si fa chiarezza sulla situazione dell'ente, e quando arriverà questo organismo che dovrà gestire il dissesto potrà lavorare portando avanti il proprio compito. Quindi noi la scorsa settimana abbiamo approvato in giunta il bilancio 2016, quello che un po' dispiace è quello che un po' avevamo detto, come si denotino degli elementi di miglioramento anche significativi, purtroppo noi di questi elementi rischiamo di non potercene avvalere. Ricordo che qualche settimana fa anche un grosso comune, il comune di Catania, ha avuto un'ordinanza di dichiarazione di dissesto, come altri comuni importanti della Sicilia, si parla di Messina, di Palermo, lo rischino, però già per assurdo, come ho detto in altre occasioni, rischia di essere un po' il caso unico per le motivazioni che io stesso ho detto nelle scorse settimane, cioè il fatto che esistono dei piani di riequilibrio rimodulati che non sono stati esaminati dalla competente commissione, e nonostante tutto si è proceduto da parte della Corte a dichiarare il dissesto. Ecco, credo che su queste basi questi grossi comuni stiano lavorando per cercare di trovare una soluzione al problema. Giarre, io ricordo la delibera di dissesto venne approvata in 3 giorni, furono dati 10, lunedì si cominciò a lavorare sugli atti, si è fatta una relazione del ragioniere, una relazione del collegio dei revisori, una delibera di consiglio comunale, il tutto è avvenuto velocemente. Siamo ancora in attesa dopo 40 giorni delle motivazioni. Io dico che normalmente i tempi della Suprema Corte dei Conti ci veniva detto che in 15-20 giorni vengono date le motivazioni. Da quando noi abbiamo avuto l'udienza ne sono passati oltre 40, ricordo che il Comune ebbe compensate le spese. Questi due elementi mi portano a pensare come proprio le argomentazioni a sostegno della decisione siano particolarmente delicate. Un rigetto, però la sostanza del diritto si fonda anche sulle motivazioni, e questo Comune che già è in dissesto e ha una delibera che ha comprovato tutto ciò è ancora in attesa di averle. Ecco, questa è un po' la situazione. Volevo proprio dirvi anche questi aspetti per far capire come forse una conduzione ordinaria, normale, non accelerata di tutti i fenomeni correlati all'ordinanza della Corte dei Conti sarebbe stata più giusta nell'interesse della città. Quello che a me ha colpito, e chiudo, moltissimo in queste settimane, come dopo la dichiarazione, l'ordinanza che riguardava Catania, leggo sistematicamente una comunione di intenti nell'interesse della città, tutti insieme a voler difenderla questa città, a voler capire le motivazioni, a cercare se ci sono le condizioni di opporsi al dissesto. Ecco, qualcosa del genere io auspicherei che anche a Giarre possa avvenire, dove i giarresi debbono difendere non Tizio, Caio, la posizione dell'amministrazione piuttosto che di qualcun altro, ma tutti insieme nell'interesse della cittadinanza, perché se il dissesto fosse una cosa ordinaria tutti lo dichiarerebbero, ma in realtà i cittadini, le piccole imprese ne subiranno piccole conseguenze, e io credo che sia stato e dovrebbe essere un dovere di tutti cercare di limitare al massimo le conseguenze.